Dopo 30 anni l'Abruzzo ha un nuovo piano cave. Le novità sono state illustrate questa mattina a Pescara dal sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Mario Mazzocca. Abbiamo cercato di inserire una regolamentazione per quanto ci riguarda il più possibile al passo con i tempi su un tema estremamente sensibile su cui la regione investirà molto, sul tema della salvaguardia del territorio e sulla sostenibilità dei propri investimenti, per gli investimenti in natura pubblica e anche privata. Si parlava di qualche possibile impatto a livello ambientale, questo lei si sente di escluderlo? Sì, anche perché non sono previste nuove cave, in realtà c'è sulla scorta degli studi propedeutici alla base di questo piano cave, c'è la disponibilità di circa 10 anni di approvvigionamento sia dell'economia abruzzese che ultraregionale sul tema edilizia e soprattutto c'è una spinta verso quella frontiera di economia circolare che noi stiamo perseguendo anche sul tema della gestione dei rifiuti. Per intenderci, l'idea di riutilizzare attraverso uno o più impianti sistema del riciclo di materiale proveniente da demolizioni finché possa essere riutilizzato nell'attività edilizia e costruttiva, credo che sia ormai un tema che ci debba riguardare in maniera diretta.